Sì? Ciao Alessandra. Ciao Davide. Come va? Bene. Volevo parlarti. Dimmi. Senti Alessandra, a me questa situazione, come la stiamo vivendo adesso, non va bene. Nel senso, io pensavo che dopo 6 mesi ci fosse della fiducia. Invece Davide, non ti ho Davide, più sentito. Non so più nulla. Non so nemmeno cosa voglio. Qual è il problema? Non lo so, mi sembra... Cioè io non sono più disposto ad aspettare. Ma lo vedi come fai? Tu ti incazzi. Ma io non mi sono incazzato. Ti incazzi. Ti incazzi subito, vedi tutto bianco e nero. Sì, io non permetti che io mi possa incazzare del fatto che non... dopo non averti visto per una settimana io possa essere incazzato. Ma non lo so. Sei a casa? No. Ah. Non sono a casa. E dove cazzo sei? Mi ha chiamata Dani e non... Ah, ti ha chiamato Daniele. Davide, senti... Dimmi, adesso parla, perché finalmente voglio sentire veramente cosa hai da dire. Ok, chiudiamo tutto qui, basta. Non ha più senso, non c'è più quello che c'era all'inizio. Sei un buon amico, ti voglio bene, ma... Io sono un buon amico. Senti, ma sì... Fa male sapere che lei non tornerà. Sapere che lei da oggi non sarà più nella tua vita. Pensi a tutte le cose belle che avete fatto insieme. Vorresti riviverle per provare ancora per un attimo quei brevi ma intensi momenti di vita. Sembra impossibile anche solo pensarla con un altro. Lei che è tua. Lei che era tua. L'avevi messa al centro della tua esistenza. E ora non ti è rimasto nulla. Pensi a tante cose. Ma ciò che davvero ti terrorizza è il pensiero di essere rimasto solo e di non avere i mezzi per trovarti una compagnia il più presto che possa alleviare il dolore di quella ferita. Non è servito a niente cancellare tutti i suoi messaggi, cercare di odiarla e soffocare la sua presenza convincendoti che era solo un pensiero. Amore, rabbia, orrore, disgusto, il vuoto dentro. Come puoi essere stato così stupido da credere che sarebbe stata lì per te per sempre? Lei ti lanciava dei messaggi, ma tu sciocco, insolente ed illuso. Non volevi, non potevi coglierli. Sei un fallito, un inetto. L'incapacità di amare e di farsi amare è il morbo che ti opprime e consuma la tua esistenza. Ti ripeti sempre che è da sciocchi soffrire così e ti illudi che riaverla non sia una cosa così difficile. Lei non ti ha mai amato. Quella scintilla non si è mai accesa per lei. Dove hai sbagliato? Dove? Tu hai perso. Tu l'hai persa. Tu l'hai perso per sempre. Lei ti perseguiterà. Le donne mi fanno schifo, mi hanno tradito, mi hanno svuotato. Lei ti ha rubato l'anima e si è presa gioco di te. È la fine. Non credi che ora sia il caso di rialzarsi e ricominciare a camminare? Cara Alessandra, non so perché ti scrivo questo, ma spero che tu lo possa interpretare nel modo più giusto. Non voglio riaprire ferite, voglio solo dirti che sono arrivato a una grande conclusione. C'è solo un amore che dura fino alla morte. L'ultimo.